ragazzi, ciao. Eccoci di nuovo qua. Oggi ricettina veloce veloce. Veloce veloce. Però prima di tutto dobbiamo dire che adesso, cioè all'inizio siamo arrivati in 4, poi in 3 e adesso poi siamo in 2. Siamo rimasti in 2. La prossima volta in 1. Resta solo la mamma a cucinare. Va bene. Comunque, dai, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Cliccate la campanellina per non perdervi ogni nostro video ricetta e lasciate like. Esatto, bene, dopo questa super introduzione, Gianluca, che cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire che cosa cuciniamo oggi, dai, sì. Dici tu? Il banana bread, che non è banana pane. È una ricettina che assomiglia ad un plum cake, ma noi la facciamo un po' diversa dalle solite che si trovano su internet. Facciamo una ricettina speciale che ci ha dato il nostro amico Brent, che abita in Scozia, nella Aberdeenshire. E com'è questa ricettina diversa, Gianluca? Diversa, direi. E più buona. Più buona. Ma ti avevo preparato prima, non sei pronto, Gianluca. Abbiamo la ricetta del banana bread con l'aggiunta di pepite di cioccolato bianco e mirtilli. Che dici? Prepariamo? Sì! E allora? Ci facciamo? Sigla! Sì. Che cosa ci serve per la nostra ricettina della giornata? 125 g di yogurt bianco, 2 uova, una manciatina di mirtilli, 3-4 banane, di quelle mature, quelle che vorreste buttare via, vanno benissimo, 90 ml di olio di semi di girasole, gocce, 2 cucchiai di gocce di cioccolato bianco, 250 g di farina, 200 g di zucchero, estratto di vaniglia e infine una bustina di lievito per dolci. Se non ho dimenticato, dovrei aver detto tutto. Gianluca, tu cosa hai fatto nel frattempo? Niente. Sei stato bravo? Sì, no, come sempre. Forse no, forse dovremmo riguardare il video che cosa ha combinato Gianluca. Ma intanto mettiamoci all'opera. Eccoci qua. Cosa hai combinato, Gianluca? Sei stato un furbetto, non lo sappiamo, secondo me hanno visto anche loro, vero Gianluca? Buoni. Buonissimi, vero i mirtilli. Comunque, dobbiamo prendere 2 ciotole. Allora, in una abbiamo già ridotto a purea le nostre banane. Eccole qua, le abbiamo già messe qui. Tanto lo teniamo qua un attimo in parte. Nel frattempo, in questo piccolo recipiente, dobbiamo aggiungere, Gianluca, la farina. E le uova. Lievito e zucchero. Va bene? Ok. Aggiungiamo il lievito. Mischiamo, Gianluca. Cucchiaio. Mischiamo. E aggiungere lo zucchero, fatto io, vai tu Gianluca, io. Vai, vai, metti tutto. Tutto. Vai. Quanto? Stiamo ancora un pochino mischiando tutti i nostri ingredienti liquidi, abbiamo aggiunto tutto quanto, mirtilli compresi, e adesso al nostro impasto liquido aggiungiamo gli ingredienti secchi, quindi aggiungiamo la nostra farina con lievito e lo zucchero un pochino alla volta. Abbiamo finito di mischiare qua tutto il nostro impasto dopo aver aggiunto farina e zucchero, e nel frattempo abbiamo anche preparato i nostri 2 stampi, perché dovrebbe bastare, insomma, secondo le indicazioni che abbiamo ricevuto, l'impasto per 2 stampi di plum cake che abbiamo rivestito con carta da forno. Nel frattempo abbiamo anche acceso il forno preriscaldato a 180, ma prima intanto, vero Gianluca, cosa facciamo? Versiamo! E adesso siamo pronti per infornare i nostri banana bread. Ci vediamo tra un'ora e vediamo se saranno riusciti. Posso dire una cosa? Aspetta, facciamo una sfida. Chi viene meglio? Cioè, facciamo 2 banana. Doppia sfida, abbiamo il banana bread di Gianluca e il banana bread della mamma. Ricordatevi che questa è una forma e questa è un'altra. Esatto. Ci vediamo dopo. Ti nascosto. Dopo mangerò il banana bread, ma adesso pepitine, finisco le pepitine, i mirtilloni.
appetito! Eccoci qua il risultato del nostro lavoro pomeridiano. Sono venuti bene, dobbiamo ancora assaggiarli, però insomma promettono bene. Cioè, vero Gianluca? Adesso! Cosa? Chi ha vinto la sfida? Beh, in realtà vi possiamo dire che quella di Gianluca ha una bella forma, forse la forma più classica, ma dipende naturalmente dallo stampo. In ogni caso, tutta la ricetta dei nostri banana bread con mirtilli, poi vi faremo, metteremo anche tutte le foto e tutto quanto, e goccine di cioccolato bianco, la troverete sul nostro blog www.scotlandforyou.com con tutti i dettagli per poterla preparare a casa tranquillamente anche voi. Un saluto e alla prossima video ricetta. E iscrivetevi al canale. Beh, naturalmente. Ciao. Ciao.